Buongiorno. 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 Sto lavorando bene? Buongiorno chef. Buongiorno a te chef. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, bene. Se avevo questa passione per la cucina, da dove nasce? Passione che ho avuto, cioè, più che altro da piccolo, all'età di 13 anni, mio padre mi ha detto di imparare un mestiere, avendo un ristorante sotto casa, e mi ha mandato lì, e da lì ho iniziato a lavorare come cameriere, in cucina, come pizzaiolo, più che altro. E poi mi è sempre rimasta questa passione perché mi piace cucinare anche quando sono a casa. Cucina quindi nel tempo libero, ma non solo. Cosa ti piace fare quando non ti alleni? Quando sono a casa ho altre passioni, mi piace ascoltare la musica, guardare serie TV. Dani, parlaci un po' di te, il tuo rapporto un po' speciale che c'è con tuo fratello Francesco. Sì, con mio fratello abbiamo un bellissimo rapporto perché anche lui ha una grandissima passione per il calcio. E infatti lui, insieme alla mia famiglia e insieme a mio zio, hanno una società di calcio che è quella della Real Pizzo. E infatti mio fratello sta nella squadra, gioca e quindi è appassionato. Quello che non è riuscito a fare lui, diciamo, sono riuscito io. Però anche lui quando era piccolo aveva iniziato a giocare e poi per altri motivi l'ha lasciato. Numero di maglia l'anno scorso è il 38, quest'anno è il 94. Però forse German il 19 proprio non te la voleva lasciare, no? Sì, diciamo che io mi è sempre piaciuta la 19 e da quando ero a Siracusa perché un mio amico mi disse di prendere la 19 che mi porterà fortuna, infatti in quella stagione mi portò fortuna perché feci 5 gol e da lì in poi quando sono andato a Pisa l'ho ritrovato come compagno di squadra. Mi ho preso io la 19 e lui la 8 e da lì in poi mi è sempre piaciuto questo 19. Poi sono arrivato a Reggio Calabria e la 19 ce l'aveva il tank, quindi ci ho provato ma mi prende sempre in giro, mi fa ma la vuole 19, la vuole 19, ci tieni, la tieni. Però è andata bene anche con il 94, 5 sì, gol in stagione. Diciamo che il 94 mi ha portato fortuna quest'anno. Dani, guardati un attimo indietro e pensa, col senno del poi, ti saresti mai immaginato arrivato a questo punto della vita, in Serie B, alla Regina, 5 gol in stagione? Pensandoci è veramente difficile, più che altro anche per come sono andate le cose. Io sono cresciuto calcisticamente nel Catanzaro e poi all'età di 17 anni mi chiamò il Catania per fare la primavera lì e da lì ho iniziato la mia gavetta a livello professionale, che sono partito dalla Serie D e per arrivare fino alla Serie B, ma diciamo che ho sempre coltivato questa passione per il calcio e mi sono sempre sacrificato per qualsiasi cosa pur di raggiungere i miei obiettivi. E fin da piccolo, come ogni bambino, sogna di arrivare in Serie A. E
Io ed è quello il tuo sogno? Il mio sogno sicuramente è quello di arrivare più in alto possibile. Però per me già arrivare in Serie B è stato un traguardo bellissimo, perché ho vinto il campionato a Pisa e, nonostante i tanti infortuni che ho avuto, perché ho avuto tantissimi infortuni, inizia la stagione per la Serie B, mi sono rifatto male e poi nel gennaio del 2020 mi ha chiamato la Regina, che è sempre stata la squadra di mio padre, quindi non potevo rifiutare. E poi quando sono arrivato qui ho trovato un ambiente veramente bello, perché negli ultimi anni questa passione secondo me a Reggio Calabria non c'era più. E da quando è arrivato il presidente Gallo è riuscito a trasformare la città, a portare entusiasmo che veramente mancava tanto secondo me a Reggio Calabria. E poi fortunatamente siamo riusciti a vincere questo campionato. Ok Daniele, grazie mille, grazie soprattutto alla trattoria del pesce fresco, assaggiamo un po' quello che hai fatto.